L'Italia critica fortemente le politiche della Giunta eh, in ambito soprattutto sanitario. Ieri abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini per eh, tutta una serie di eh, situazioni che stanno avvenendo nella sanità toscana, ma non ci limitiamo alla critica. Noi abbiamo l'ambizione di governare questa regione molto presto e quindi portiamo delle proposte di risoluzione dei problemi, come per esempio ne, nell'ambito dell'emergenza-urgenza, che è sicuramente eh, l'ambito più critico che c'è in questo momento. Noi riteniamo che alcune cose possano essere migliorate immediatamente. Pensiamo per esempio che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre, eh, tre giorni e mezzo in una barella in un corridoio e già non andrebbe bene, ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi, senza acqua, senza cibo, perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso, evidentemente bisogna cambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare... Gli ambulatori per codici bianchi nei pronto soccorsi, una percentuale importante di accessi ai pronto soccorsi è per codici bianchi comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Noi pensiamo che nella proposta di risoluzione che il Fratale Italia ha presentato oggi in aula ci siano tante risposte. All'emergenza della sanità toscana, all'emergenza eh, eh, della crisi dei pronto soccorsi, purtroppo la maggioranza, parte della maggioranza, ha votato contro. Abbiamo apprezzato il voto di astensione Italia Viva. Ci dispiace che il Partito Democratico voglia sempre mettersi una sorta di benda davanti agli occhi e bocciare le proposte che vengono dall'opposizione. Noi a, continueremo a fare opposizione, non soltanto criticando, ma facendo proposte concrete. È stata bocciata questa proposta di risoluzione dove noi avevamo eh, inserito degli emendamenti di buonsenso sostanzialmente. Eh, le motivazioni della, della bocciatura sono risibili, sono politiche. Di fatto noi, per quanto mi riguarda nel mio intervento, ho voluto mettere all'attenzione dell'Aula dell L'attuale situazione critica in cui versa l'emergenza urgenza, sia l'emergenza urgenza ospedaliera, quindi il pronto soccorso, sia l'emergenza urgenza territoriale, cioè come la delibera 1425-1424, cioè quella sul 118 e sulla continuità assistenziale, siano per ora fallimentari. È ovvio che uno può richiamare il fatto che la medicina territoriale deve. Con le case di comunità, gli ospedali di comunità, essere ancora implementata, però se non si aumenta eh, gli operatori, se non si cerca di fare da filtro, come un emendamento che abbiamo voluto fare noi, eh, al, al allo pronto soccorso, che quindi fino a che non ci sia una medicina territoriale che fa da filtro, mettere un dipartimento ambulatoriale che intercetti i codici 4 e i codici 5, cioè quelli non urgenti e in, in urgenza diciamo codici bianchi. Automaticamente avremo sempre una situazione drammatica perché il collo di bottiglia del pronto soccorso è evidente. Questo determina un burnout sugli operatori perché sono pochi, perché sono sotto pressione. Non a caso, la, una, una deli, una, ehm, la Corte di Cassazione ha determinato un a causa dell'azienda un evento di eh, infarto subito da un, da, un, da, un, da un medico e quindi ovviamente questa situazione è arrivata al collasso. La nostra proposta è di mandarla in commissione magari con audizioni anche perché la, regione, la, la, la giunta regionale sta mettendo in atto delle azioni che sarebbe bene capire quali sono. E anche parlare con quelli che sono i direttori dei dipartimenti di emergenza e urgenza che conoscono chiaramente il problema. Eh, non è stata accettata, e quindi noi abbiamo bocciato la proposta di risoluzione perché alcune cose erano sicuramente accettabili, altre meno, altre erano magari da eh, rivedere. O da... E quindi niente, la proposta non è stata accettata, ma non perché non apprezziamo il lavoro che è stato fatto, ma perché. All'interno ci sono... Cose. Per esempio parlavano dei letti di osservazione breve, nei pronto soccorsi toscani esistono da, tanti te da tanto tempo, in tutti i pronto soccorsi sicuramente sgravano un attimo eh, il paziente di stare sulla barella, però purtroppo non sono sufficienti. Poi ovviamente a questo dobbiamo sempre aggiungerci la sostenibilità e il costo perché comunque il eh, nostro finanziamento sulla sanità è, eh, non è sufficiente. E andrebbe alzato, ma questo a livello nazionale chiaramente. I medici che lavorano nei pronto-soccorsi sono obiettivamente pochi, c'è una carenza su tutto il suolo nazionale ed è un lavoro obiettivamente difficile. Che io ho fatto fino a due anni e mezzo fa, quindi che conosco abbastanza bene. La proposta di risoluzione che ha fatto il gruppo I Fratelli d'Italia, devo dire la verità, che è una proposta estremamente articolata ed è una cosa positiva che un gruppo consigliare di. Eh, opposizione, porti anche delle proposte eh, fattive. Eh, noi, come gruppo del PD, abbiamo proposto di portarla in commissione perché ovviamente alcune delle cose che sono scritte sono di pertinenza nazionale, alcune riguardano non soltanto il Ministero della Sanità, ma addirittura il Ministero dell'Istruzione, e altre invece sono cose che già esistono, tipo i dipartimenti i dipartimenti di emergenza e urgenza che già esistono e all'interno di questi già sono integrati i medici del centro che lavorano sul territorio e i medici che lavorano dentro il pronto soccorso. L'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento. Per tutti gli operatori, per la politica, direi anche per i cittadini, basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che, hanno e che producono continuamente i ricercatori che fanno capo all'ARS. Un punto di riferimento perché quando si parla di sanità eh, è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi e quelli che l'ARS fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli Stati Generali della Salute, se no si rimane alle opinioni e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati. Durante il Covid ovviamente l'ARSA ha svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'epidemia, ma svolgeva eh, ruoli fondamentali prima, continuerà e sta continuando anche ora a analizzare tanti aspetti e ricordo il piano eh, su welfare eh, che annualmente fa l'Agenzia e che ci rifà un... un Quadro generale di quella che è lo stato di salute dei nostri cittadini. L'agenzia di sanità è una valutazione positiva perché è un, è, un ente, è un ente tecnico, un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la, la politica pone. Evidentemente però non, non vengono posti in maniera adeguata se il risultato è una sanità eh, di questo genere, dove si dice tutto il contrario di tutto. Naturalmente eh, essendo il bilancio di ARS un'emanazione diretta de, de della Giunta, è ovvio che noi non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche non potevamo che votare contro. Questa è eh, quella di Fogliano e di Renzino è una realtà particolarmente interessante per il fatto che l'imboscata L'imboscata di Renzino è stata nel dopoguerra, grazie ad Ezio Raspanti, uno, un partigiano della zona, è stata utilizzata come ehm, una sorta di percorso formativo ed educativo all'interno delle scuole di Foiano della Chiana. Perciò eh, si può notare che a Foiano della Chiana c'è un substrato particolarmente eh, predisposto a, ad accogliere delle esperienze educative formali, quindi all'interno della scuola stessa relative ai fatti di Renzino. Questo perché il partigiano Ezio Raspanti è riuscito nel corso degli anni a ehm, recuperare interviste, a raccogliere lui stesso interviste fatte ai, ai protagonisti dei fatti di Renzino e attraverso queste interviste è riuscito a um, creare una sorta, di, una sorta di filo rosso. Che unisse i valori della lotta, della, della rivolta armata che queste persone, che, che i ribelli di Renzino misero in atto, con le giovani generazioni di Foiano della Chiana. Questo significa eh, questi valori erano sostanzialmente antifascismo. Ehm, amore per la democrazia, eh, rifiuto della violenza, anche se poi eh, l'imboscata è sfociata in una vera e propria violenza perché i soprusi eh, dei fascisti erano arrivati a un punto tale che eh, i, i, i ribelli di Renzino eh, erano esasperati. Eh, la cosa che eh, mi preme sottolineare è il fatto che eh, è vero che i fatti di Renzino furono un episodio violento, e quindi qualcuno potrebbe pensare, ma come riproporre all'interno delle scuole un episodio violento e ehm, legarlo a principi come eh, negazione della violenza, democrazia, antifascismo. Bene, è ovvio, sono due contesti diversi, quello in cui viviamo noi oggi, il 2023 e il 1921, quando vivevano i ribelli di Renzino. Oggi, è inimmaginabile, spero sia inimmaginabile eh, eh, l'utilizzo della violenza per sopprimere una parte politica e quindi la rivolta armata della parte politica oppressa non, non esiste. Ci sono invece altri canali di ehm, controllo e bilanciamento della democrazia e eh, de, della, della coercizione de, de, delle pratiche democratiche. I fatti di Renzino, il libro che eh, Giorgio Sacchetti ha ricostruito attraverso eh, fonti archivistiche che sono state consultate per la prima volta dallo stesso autore, ci fa capire che dei pericoli alla democrazia ci sono sempre stati nella nostra nella storia italiana. ma intanto rispondo non con le, con le mie parole, ma con le parole di John Foote. John Foote è un collega inglese, uno dei massimi studiosi di storia italiana e di storia del Novecento, di storia del fascismo, che proprio in calce all'invito di oggi ha scritto un'opera fondamentale per comprendere il periodo Quindi, e che lui fra l'altro l'ha utilizzata come fonte. E, Assume una certa importanza perché è il primo lavoro che venne fatto eh, attraverso l'utilizzo delle fonti giudiziarie. A Foiano della Chiana furono coinvolti eh, oltre un centinaio di persone in questi fatti e per cui le fonti giudiziarie del processo che si potevano vedere soltanto dopo 70 anni dalla celebrazione sono stati il punto di partenza. Insieme a questo punto di partenza delle fonti giudiziarie, oltre a quelle tradizionali delle carte di polizia che utilizziamo noi storici, c'erano anche le fonti orali raccolte da Ezio Raspanti. Ezio Raspanti che era, anche, era stato un partigiano e in qualche modo aveva raccolto l'eredità dei fatti successi nel 21, un artista anche perché ha disegnato anche degli ottimi disegni a commento del, del libro della ricerca e che però ha, ha, ha avuto modo, per ragioni anagrafiche, di intervistare subito dopo la seconda guerra mondiale i protagonisti dell'epoca. E' interessante anche fare questo raffronto fra il presente di allora e il passato del 21, nel senso che è mettere a fronte queste fonti orali, come si fa didatticamente, insomma, con le fonti giudiziarie che fermavano, che rappresentavano il punto di vista spesso dei carabinieri della polizia e che fermavano questo argomento al 1921. Sì, questo è un libro che rappresenta una memoria storica basata su testimonianze scritte, testimonianze orali che credo eh, faccia giustizia di quello che è un fatto eh, che è stata appunto l'imboscata di Renzino, così è stata etichettata che racconta quella che è stata la reazione nei confronti della nascente oppressione fascista. Credo che possiamo dire che la resistenza al fascismo o al nazifascismo che molti collocano nell'ambito della seconda guerra mondiale, quindi la resistenza alla lotta di liberazione, in realtà può vedere l'inizio della resistenza al fascismo nascente a Foiano, eh, in, legato a questi fatti, alle lotte dei braccianti, in Valdarno, legato alle lotte dei minatori. Quindi un filo rosso che lega appunto quello che è stata la lotta di liberazione che è stata la resistenza alla seconda guerra mondiale a questi fatti che invece sono i fatti del post -guer prima, prima, prima guerra, quella del 1518, quando il fascismo appunto stava nascendo ma già stava mostrando quella che era la vera faccia con tra l'altro un debole è stato, che era lo Stato ciolittiano, che magari dava degli ordini che non trovavano esecuzione invece nelle rappresentanze territoriali né prefettizie né delle forze dell'ordine che andavano invece sempre più in connivenza con quello che era il nascente partito fascista, le sue prepotenze, le sue prevaricazioni.